Ciao a tutti, allora oggi un nuovo video, questo è un video haul, ho un po' di cosine da mostrarvi sia che ho ricevuto sia che ho acquistato e siccome mi va di chiacchierare mi dovete assolutamente subire. Allora, partiamo da Sofil. Sofil è un brand che vende comunque online dei bracciali che sono sulla stessa scia di Pandora, ma da quello che ho visto i prezzi sono molto più contenuti, fanno veramente tantissime offerte e se non erro, non vorrei dire una cavolata perché correggetemi se sbaglio, non facendo parte del mondo Pandora, almeno non finora, non per ora, praticamente hanno tantissimi charm molto 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 colorati, che è una cosa che a me piace tantissimo. E niente, quindi mi hanno chiesto se volevo collaborare e ovviamente ho accettato con piacere, anche perché vi svelo un segreto, io avevo già collaborato con loro, c'è ancora il video sul canale e infatti ho un braccialino già composto come potete vedere e quindi ho colto l'occasione per finire praticamente di completarlo. Allora, cosa ho preso? Innanzitutto mi è arrivato tutto in circa 2 settimane, era tutto contenuto all'interno, ovviamente c'era la scatola, era contenuto qui dentro, c'era poi la custodia, un'altra custodia come potete vedere, il certificato di garanzia che è comunque argento 9,25 e poi ovviamente la scatolina contenente tutti i miei charm, ma ha delle cose anche fighissime, ora ve le apro. Ci sta anche ovviamente questo qui per pulire appunto i charm e il primo che ho preso è questo, il Murano, che ha tutte queste zampine di cane, perché come sapete io ho un cane che si chiama Kira e sono follemente innamorata di lei, quindi non potevo non prendere appunto qualcosa che me la ricordasse. Infatti secondo me questi bracciali sono belli per raccontare un po' la tua storia, se così possiamo dire. Sempre perché non amo i cani, ho preso anche la faccina, il musetto ovviamente di un cane che ha la stessa faccia sempre sorridente di Kira, poi sarà che io tipo la amo e quindi la vedo così. Poi ho scelto questo che è un cocktail in una coppa martini con l'ombrellino, che uno mi ricorda l'estate, che è una delle mie stagioni preferite, in più adoro i drink, in più adoro la coppa martini, quindi tutto concentrato in un unico charm. Sempre perché non amo i cani, ho preso anche la zampa perché è una cosa che mi voglio tatuare e quindi ho voluto, intanto nel frattempo che non ho questo tatuaggio l'ho voluta comprare, cioè comprare, scegliere. L'ultimo charm che ho preso è l'immagine mia e di Giulia, che come sapete è la mia migliore amica ed essendo anche lei una parte importante della mia vita, che fa parte appunto della mia vita, volevo averla anche lei impressa sul braccialetto. Perché loro hanno proprio questa cosa che se voi scegliete una foto loro vi realizzano il charm, quindi è un'ottima idea, regalo magari anche per la mamma, per la fidanzata, insomma, o il fidanzato, secondo me è un'idea molto 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 carina. Poi la cosa che mi ha più stupito è che loro hanno anche un'altra sezione e hanno gli anelli e io infatti ho voluto prendere un anello, in realtà due, questo qui che è fatto a forma di freccia. Ha da una parte la testa della freccia e dall'altra la parte finale e è fatto in questo modo. È molto 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 figo questo. E indovinate, la freccia è sempre una di quelle cose che mi piace, mi fa impazzire, vorrei tatuarmela. Anzi, se voi avete tatuaggi di frecce, mi taggate per favore su Instagram o me le mandate in direct, perché sto prendendo tipo ispirazione, quindi sono alla ricerca da pazza di frecce. Comunque, quindi mi facilitereste il compito. E l'altro che ho preso è proprio tipo da principessa, vedete, è tipo una corona, un diadema bellissimo che ha praticamente tutti dei brillantini, tutti Swarovski. E adesso che l'ho messo non me lo leverò più. L'ultimo pezzo di Sofil che è stupendo è la corona, sì la corona, la collana stile Carrie Bradshaw. Chi non ama Carrie Bradshaw alzi la mano, non alzarla perché sennò non ti voglio tra i miei iscritti, no sto scherzando ovviamente, però io sono una patita di Carrie e insomma di Sex and the City e lei aveva sempre questa collana con scritto Carrie, io me la sono fatta personalizzare, potete farci scrivere quello che
che vi pare. Io ho scelto l'oro rosa, che secondo me è meno forte dell'oro, quindi è più portabile per tutti i giorni, ed essendo anche rosa è un po' più elegantina, ma non troppo, diciamo. L'argento mi stufa, l'oro è troppo su di me, non mi piace molto, quindi oro rosa è l'opzione migliore. Questa la andrò sicuramente a indossare forever and ever, perché è bellissima, cioè questo è proprio il pezzo forte insieme all'anello col diadema, sono i pezzi che più mi piacciono di tutte queste cose, ovviamente anche il cuoricino con Giulia e le zampine di cane, però se proprio c'è una cosa particolare che adoro e volevo da tanto è questa, e non sono mai riuscita a trovarla, quindi grazie, grazie, grazie Sofil. Io vi lascio comunque giù il sito se volete andarlo a visitare, e vi lascio il link di riferimento delle cosine che vi ho mostrato. Passiamo oltre. Il secondo pacchetto che ho ricevuto è da Neve Cosmetics, che mi ha mandato le nuove pastello occhi e labbra. Hanno rivoluzionato il packaging e lo trovo molto più figo, in modo che voi potete vedere esternamente proprio il colore del prodotto. E praticamente, vabbè, come sempre appunto nella loro bellissima pochettina, e loro me ne hanno inviate sia occhi sia labbra, le hanno riformulate dopo la Wild Eyes, e sono tutte più pigmentate, più a lunga tenuta e più sfumabili, quindi comunque io sapete che le amo, soprattutto le labbra, ma vi dico la verità, io quelle occhi non le amo particolarmente, però io avevo provato quelle della vecchia formulazione, in questi giorni le ho riprovate e vi dico che su di me durano assolutamente tantissimo. Prima non mi duravano, lacrimavo, andavano via, mentre adesso lacrimo e rimangono. E se proprio vedete che non vi durano, tamponate leggermente degli ombretti e vedrete che vi durano un casino. A me hanno resistito benissimo. Ora le proverò sicuramente meglio e poi vi dirò delle opinioni definitive, però per il momento devo dire che anche quelle occhi mi hanno stupita. Comunque andiamola a vedere. Allora, si differenziano quelle occhi da quelle labbra ovviamente dai tappi. Come vedete questi sono un po' più rosa, tipo opachi, mentre questi sono tipo più sul grigetto metallizzato. E poi vabbè, ovviamente anche qui c'è riportato matita occhi e qui matita labbra. Allora, le colorazioni che mi hanno mandato sono tre assolutamente nude, e sono marmotta, che non avevo ed è una delle più chiacchierate e amate tra l'altro, ed è questo colore qui bellissimo, molto 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 bello, che è un misto tra un colore comunque sul rosato con una punta di marrone. Poi abbiamo quest'altra che si chiama Amore, che io l'ho praticamente terminata, quindi sono felicissima di riaverla ricevuta, ed è proprio un colore rosa sulle mie labbra, è proprio il mio colore di labbra bellissimo. Io queste poi le uso proprio come lipstick, infatti qua lo dice anche. Poi ho Magnolia, che è un colore che io non ho, ed è un colore che vira sul rosa, io ci vedo anche forse una punta leggera di pesca, comunque un colore bellissimo per la primavera estate. Poi abbiamo un colore più scuro che è vino, anche questa è una amatissima ed è proprio il classico colore tipo marsala, questi qua bellissimo, questo è fantasmagorico come colore. Poi abbiamo un colore molto 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 acceso, un rosso, e questo è peperoncino, e guardate, cioè scrivono veramente tantissimo. Poi hanno questo finish opaco, ma sulle labbra rimangono abbastanza morbide, quindi mi piacciono un casino. Poi abbiamo Fenicottero, che è una delle mie preferite, questa l'ho tipo quasi finita e sono felicissima di averla ricevuta. È un bellissimo colore estivo sul fucsia, ma non è un fucsia troppo importante, quindi super portabile. Poi abbiamo Sfilata, anche questa è un colore tipo marsala amarena, bellissimo, guardate qua, stupendo veramente. L'ho detto di tutte, ma io le pastello labbra, raga, ve le ho sempre sempre elogiate e le adoro, quindi sono felicissima di averle ricevute con questi nuovi packaging. E vi avevo fatto anche un video recensione che non vi ho mai caricato, e delle pastello labbra ve lo rigirerò, penso, e perché comunque adesso è un po' inutile visto che hanno pure cambiato i packaging, ma vabbè, io giro i video e poi non li carico, ma lasciamo perdere. Poi per gli occhi invece ho ricevuto Caramello, che è un colore figo, molto figo devo dire la verità, che è una sorta di colore leggermente tipo satinato, metallizzato, ed è un misto tra un giallo molto cangiante, veramente bello questo.
Poi una che avevo già provato e vi dico che questa mi è durata tantissimo all'interno dell'occhio, perché a me non duravano all'interno, all'esterno ovviamente sì, ed è Avorio, che è proprio un colore, diciamo, classico burro di quelli che serve per aprire lo sguardo. È bellissimo questo colore e come vi dicevo mi è durato, e questo è appunto Avorio. Poi un altro colore molto carino, io poi sono patita di questi nude, si chiama Gioia. Io poi sono amante anche di Inside Out e questo lo voglio provare su tutta la palpebra perché è un colore satinato rosato tipo freddo, che è stupendo questo, cioè secondo me per dei trucchi è veramente fantastica. Cioè poi sono tipo, no vabbè raga, da sfumare sono bellissime e non perdono pigmentazione, guardate, le ho sfumate, eh. Sempre sulla stessa scia comunque dei naturali abbiamo Acero, anche questa è satinata ed è un colore tipo che vira un po' sul melanzana, oddio melanzana no, però rosa, molto bella. Poi abbiamo quest'altra che invece è scura e si chiama Ebano, che è proprio un colore che ricorda ovviamente il legno scuro, è un colore scuro, eccola qua, opaca, quindi perfetta anche per la rima. Bellissima Ebano. Un colore super super estivo è questo qui, che è un verde tipo smeraldo, e questa si chiama Bosco, eccola qua. Io questa l'avevo regalata perché non mi durava, quindi adesso sono curiosa di provarla. E poi ho Melanzana, no, sì, Melanzana, e questo è proprio un colore melanzana ed è opaco, eccolo qua. Perfetto anche questo per la rima. Poi il viola secondo me è un colore che non ci si stanca mai di utilizzare. E quindi queste sono tutte le pastello, costano intorno alle 4 euro, sono sul sito di Neve Cosmetics in offerta, quindi andate a dare un'occhiata se vi incuriosiscono come prodotti, ma io vi dico, le labbra per quanto mi riguarda sono veramente top. Mulac è uscita con ta-da-da-dan, queste super mega fighe palette. Vi ho fatto un video dedicato, quindi non mi perdo in ciance. Comunque sono due palette, una calda e una fredda. Queste vengono 27 euro l'una circa in offerta lancio e sono bellissime. Io vi consiglio di andare a vedere quel video dove ve li swatch e ve ne parlo, perché così non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere e ripetizioni e andiamo avanti. Poi sono stata da MAC non ci andavo da una vita e mezza, ma volevo assolutamente comprare delle cose e c'era il 20% per 3 giorni sia negli store che online, e io ne ho approfittato e ho comprato due retro matte liquid lip color che sono famosissimi, osannatissimi, e io li volevo provare. E ho scelto, come al mio solito, una colorazione nude e una colorazione strong. E allora, la colorazione nude è la So Me ed è un colore bellissimo, cioè, o perlomeno a me piace tantissimo. È questo colore che ha una punta di grigio, sicuramente è più invernale, lo so che starete pensando a questa cosa, però tanto come vedete anche questo è invernale, ma io lo indosso lo stesso. Ed è questo qui che ha una punta tipo di grigio marroncino rosato, è molto particolare come colore, è un colore sembra proprio freddo, bellissimo, che mi ha colpito tantissimo. Poi il packaging è veramente fantastico e niente, l'ho voluto prendere perché dicono tutti che sono a lunghissima tenuta, costano un botto, 24,50 euro, ma ne ho pagate appunto 4,50 euro in meno. E poi ho preso la High Drama ed è un colore bellissimo. Entrambe partecipano al Back to MAC, è un colore bellissimo, tipo Rebel, per farvi capire, Rebel Marsala, di quelli che vanno di moda adesso, non si voleva aprire. Ok, tiriamo fuori, questo è lo scovolino comunque che non vi avevo fatto vedere, ed è un colore molto bello, eccolo qua. Questo è proprio un colore Rebel, pazzesco, cioè proprio faico per essere faio. Fatemi sapere voi quali colori avete, quali mi consigliate, se vi piacciono queste, perché se vi piacciono ne andrò a prendere altre, altrimenti mi fermo così. Poi ho comprato da Lidl una cosa che è tipo il diavolo, ossia la ceretta.
hanno fatto questa nuova linea fighissima, estiva, limited edition, e c'erano queste strisce depilatorie, 20 pezzi a tipo 1,99€, una cosa del genere, super economiche, le ho volute prendere, funzionano, che è una meraviglia. Infatti voglio andare a fare scorta, ne prenderò sicuramente delle altre, ed è per questo che vi ho messo appunto questo prodotto, perché sennò queste cose solitamente non ve le mostro. Poi ho preso questo, che è il Sun Care Spray. Questo ho detto che è praticamente uno spray solare per i capelli danneggiati dal sole, protegge prima dell'esposizione al sole, si può mettere sia prima che durante, e siccome io adoro questi prodotti l'estate, l'ho voluto assolutamente prendere. Io lo metterò sicuramente, mamma mia, ha un odore buonissimo d'estate. Lo metterò sicuramente prima di andare appunto al mare, e niente, mi piace un botto. Poi è un formato 150 ml, neanche troppo impegnativo, e quindi niente, ve lo consiglio, è della linea Tropical Summer, anche questo ovviamente limited edition. Poi sempre di questa linea, sempre a pochissimo, tipo 1,99€, ora non mi ricordo quanto, comunque ho preso l'After Sun Hair Treatment, quindi il trattamento per capelli dopo l'esposizione al sole. Qua vi dico cosa dice: dopo sole per capelli, con olio di babbusso e filtro UV sviluppato appositamente per capelli stressati dal sole, rigenera i capelli danneggiati e protegge efficacemente dagli effetti del sole. Applicare dopo l'esposizione al sole sui capelli bagnati, lasciare agire per 2 minuti e poi risciacquare abbondantemente. Per un risultato ottimale utilizzare lo shampoo 2 in 1 che ho comprato, e ovviamente lo spray protezione, quindi ho comprato praticamente tutta la linea. E appunto mi intriga perché va lasciato solo 2 minuti, che è una cosa che l'estate, stare lì 3 ore nella doccia mi scoccia, invece 2 minuti li posso tollerare. E poi ho preso appunto il Sun Care Shampoo, sempre 2 in 1, e questo dice che è sempre uno shampoo con olio di babbusso, ho letto, vabbè, e filtro per raggio UVB sviluppato per capelli stressati dal sole. Dice che avvolge delicatamente e ripara da agenti dannosi e da depositi in desiderati, deterge capelli e cute liberandola da residui di sabbia, sale e cloro, previene la secchezza, rende i capelli morbidi e pettinabili, dona brillantezza e lucentezza. Vabbè, va usato ovviamente massaggiato sui capelli, lasciare agire qualche minuto e poi risciacquato come un classico shampoo. Ma la cosa che mi ha ispirato è proprio il fatto del cloro, sale e tutte queste cose qua. E poi ovviamente il packaging, perché il packaging è qualcosa di fenomenale. Io sapete che mi lascio sempre attrarre dal packaging, sono un caso tipo patologico, lo so, me ne rendo conto, ma non ci posso fare nulla. Ultimo pacchettino che ho ricevuto è da parte di Foreo. Di questo vi voglio fare il video della skincare, anzi fatemi sapere se vi interessa. Comunque quel dispositivo qui, Mia 2, io ho, che praticamente serve per la pulizia profonda del viso. Mi hanno mandato anche il detergente che sto utilizzando al mattino e in più il detergente che sto utilizzando alla sera. Per il momento si trova in offerta sul sito di Douglas, quindi se volete andate a dare un'occhiata, perché vi regalano il detergente che ha un costo di 39€ se lo acquistate, quindi comunque un'ottima ottima offerta. Io per il momento mi ci sto trovando bene, però lo sto utilizzando da circa una settimanella e voglio aspettare un attimino prima di parlarvene per bene, mattina e sera, da una settimanella. Se voi ce l'avete fatemi sapere cosa ne pensate, comunque per il momento sono tutte impressioni positive. Detto questo, niente, con le mani tutte zozze di swatches vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, spolliciate se vi è piaciuto, vi mando un grosso bacio e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!